La prima volta che ho assaggiato l'amaro ero con Martina al liquorificio di Armando. E abbiamo aperto questa bottiglia, l'abbiamo bevuta insieme. E che dire, il ricordo della degustazione era semplicemente che era buono. Che era buono e aveva tanti livelli e profili aromatici nello stesso momento. Ricordo di aver detto: caspita, è davvero vellutato, seppur un amaro non era per niente spigoloso, era avvolgente in bocca e molto, dire, caldo. Quando abbiamo iniziato a produrre l'amaro formidabile, diciamo che abbiamo provato anche, ovviamente un grande piacere per noi è stato farlo e mettere in atto gli insegnamenti di Armando, ma è stato un momento dove ovviamente c'era anche una certa dose di ansia proprio per riuscire a fare qualcosa come Armando ci aveva insegnato, quindi cercare di arrivare al suo livello. Abbiamo finito la prima produzione, diciamo, di Casa Pallini, io e Lorenzo da soli, e ho ovviamente chiamato Armando e gli ho detto: Armando, ora devi venire, ci devi dire cosa ne pensi. E è stato questo il momento più, diciamo, anche più emozionante. Lui è arrivato in laboratorio, gli abbiamo passato il bicchiere, è stato un po' un passaggio del testimone al contrario, e ci ha rincuorato dicendo: ragazzi, è perfetto, è proprio lui, è l'amaro formidabile.